fortissimo evento, sia fisicamente sia mentalmente? La squadra è, come dire, concentrata, nel senso che abbiamo fatto una settimana abbastanza corta, perché comunque siamo già in direzione Roma, e concentrata perché secondo me è consapevole sia per chi l'ha fatta già l'anno scorso con Milano che chi non l'ha ancora fatta, comunque che è una seconda volta, no, consecutiva, ed è un appuntamento importante dove vanno le squadre che sono state più brave ad accederci, e quindi penso sia un appuntamento innanzitutto bello, quindi da vivere con felicità, con responsabilità, perché comunque è stata merito di una conquista fatta, e anche con la consapevolezza che se siamo lì è perché ce lo siamo meritati. L'avversario di turno sarà quello che avete appena incontrato in campionato, quindi Trento. Anche se sabato sarà una partita diversa rispetto a quella che è stata disputata domenica, sia perché ha uno scontro diretto e sia per la cattiveria agonistica che probabilmente si mette in questo tipo di sfide, secondo te qual è l'elemento chiave per fare la differenza in questo tipo di incontri? L'evento chiave è sicuramente prepararsi a una finale dove noi potremmo sfruttare il fatto che è una finale ogni set, no? E ce lo insegna l'ultima partita. Quindi è come se ogni set fosse veramente una mini partita a parte, dove sai che purtroppo, o per fortuna, la pallavolo, anche al tie break, no? Puoi conquistarti una vittoria. Quindi penso sia importante con una squadra come Trento poterla impostare così, quindi essere molto concentrati, sì, sul punto, ogni punto, sì, però sul set come obiettivo, quindi set, dopo set andare verso l'obiettivo di giocarsi un'altra finale, anche la semifinale è già una finale. Come state vivendo questo momento, il vostro approccio, anche il vostro percorso come squadra in questo momento? Allora, è stato un percorso, secondo me, negli ultimi 30 giorni un po' altalenante, nel senso che abbiamo alternato, credo, delle belle prestazioni pallavolistiche, ha delle magari meno belle prestazioni dove comunque non abbiamo ottenuto risultato. Abbiamo alternato veramente un po' sia proprio a livello sia di risultati, ma anche a livello di gioco. E sono contento che arriviamo alla Coppa Italia comunque dopo due settimane di lavoro, ma anche di nostro approccio forse diverso, e si è visto l'ultima gara. Quindi penso che i vecchi, chi l'ha già vissuta con Milano, la Coppa Italia, abbia un suo vissuto personale che è importante che riporti quest'anno. Chi non l'ha vissuta con Milano è importante che la viva veramente come una delle partite, quelle partite belle che giochi nella vita, secondo me. Magari qualcuno non ha mai giocato. Poi credo che anche i ragazzi magari più giovani hanno giocato, che ne so, una finale, un under, non lo so, una giovanile. Penso sia quello. Penso che ognuno di noi abbia giocato le partite importanti che erano belle da giocare. E quindi è un po' mettere nel cassetto un'altra partita così, dove sappiamo che può essere una partita da mettere nel cassetto con della gran gioia, poi per il futuro, quindi spero veramente in questo per noi, per le persone che ci sostengono, per la società e per tutti.